Questa non è una fiaba, ma una storia vera. La storia del Meliloto e del sangue che non smetteva di scorrere. C'era una volta, nelle grandi pianure del Nord America, un contadino disperato. I suoi buoi, forti come giganti, cadevano a terra uno dopo l'altro, dissanguati da piccole ferite che non volevano chiudersi. Nessuna magia conosciuta riusciva a salvarli. Gli anziani del villaggio dicevano: «È colpa del fieno ammuffito, quello fatto col trifoglio dolce. Porta sventura, lascia che il sangue scorra come acqua di fiume». Il contadino, che non si fidava delle leggende, chiamò un giovane saggio con la passione per la scienza, Carl Paul Link. Il ragazzo ascoltò il racconto come fosse una favola nera. Animali sani ridotti in un lampo a larve di se stessi, non per veleno immediato, ma per una strana maledizione che li svuotava lentamente. Link non aveva bacchette magiche, solo provette solventi e tanta ostinazione. Così prese quel fieno ammuffito, il sangue mefasto, e li analizzò, cercando al loro interno il mistero nascosto. Finché non trovò un cristallo bianco, freddo come ghiaccio e tagliente come una lama invisibile, era il di Cumarolo. Capì che non era il Meliloto in sé a uccidere, ma la muffa che trasformava la cumarina in questo nuovo composto, un incantesimo chimico che spegneva il potere della vitamina K, impedendo al sangue di coagularsi. Il veleno che svuotava i buoi era in realtà un dono ambiguo della natura. Un'arma che, se dosata con saggezza, poteva salvare uomini dal cuore fragile e dai trombi silenziosi. E così accadde. Dal dolore dei campi nacque una medicina che ancora oggi regola il flusso della vita. Il contadino non lo sapeva, ma i suoi buoi caduti avevano aperto la strada a un futuro in cui il sangue avrebbe potuto essere domato come un fiume con le dighe. E il trifoglio dolce, da pianta sospetta e temuta, entrò per sempre nelle cronache della scienza, con l'ambivalenza tipica di ogni buona fiaba, né buono né cattivo, ma potente.